I Mattia Bazar ospiti negli studi di Teletutto e Radio Brescia 7 per presentare il loro nuovo album Conseguenza Logica. Cosa vi aspettate da questo lavoro? Siamo quello che stiamo vivendo, un momento di grande gioia, di grande soddisfazione, di piacere di lavorare e quindi la prosecuzione di un lavoro che è iniziato 36 anni fa e che grazie a Dio, attraverso gli entusiasmi rinnovati, ultimo e non ultimo, quello di Silvia, del rientro di Silvia, ci pone in una condizione di essere sereni. Solo tu in Francia ha venduto 1,5 milioni di dischi. Come vi spiegate il successo e l'affetto che il pubblico, non solo italiano, ha nei vostri confronti? Ma perché molto probabilmente noi prima di tutto facciamo musica per noi stessi, senza alcuna finalità. E quindi il fatto di essere spontanei molto probabilmente è stato recepito dal pubblico non solo italiano ma anche quello estero. Poi non vogliamo dimenticare successi come Vacanze Romane, come Ti Sento, conosciuti all'estero al pari di Solo Tu. Il nuovo album segna il ritorno di Silvia Mezzanotte, uscita dal gruppo 5 anni fa. Che significato ha, Silvia, per te questo ritorno? Beh, il ritorno in realtà è stato del tutto naturale, cioè c'è stato un primo incontro casuale avvenuto all'aeroporto, ma poi nell'arco di un mese eravamo già nuovamente pronti a lavorare in studio su canzoni nuove, questo è importante, quindi non necessariamente sul ricordo del passato, ma sulla volontà di costruire ancora un pezzetto di questo nuovo percorso. Vi ricordiamo 10 anni fa con un grande concerto ad Ospitaletto e nel 2009 in Piazza Loggia. Che ricordo avete di questi appuntamenti bresciani? Un ricordo molto positivo, soprattutto per la risposta del pubblico, veramente eclatante. E speriamo di tornare qui a Brescia perché è una cittadina splendida, non è per piaggeria che lo si dice, ma perché veramente si vive una bellissima atmosfera, il pubblico bresciano è un pubblico caloroso e quindi si mangia bene, si beve meglio. Quindi Brescia, chiamaci, noi siamo pronti.